momento che i musicisti attendono con ansia, e dove ci ritroviamo un po' tutti insieme a ripercorrere queste musiche che sono nella memoria uditiva di tutti noi. Queste composizioni qua sono fondamentali per i portatori. Io durante la processione mi accorgo come all'improvviso, sembra quando all'improvviso il peso delle immagini, che non è di poco conto, al suono della banda sembra quasi che i portatori non avvertissero quasi più il peso, sono alleviati da queste nenie che cadenzano un po' il loro passo. Una passione nata da bambino, anche perché seguivo mio padre che era portatore, quindi ora continuiamo la tradizione di famiglia ad essere portato, anzi per la precisione a Biton Statuaire. Le prove sono anche senso di appartenenza agli amici, a questa banda, quindi non vediamo l'ora di iniziare. Di padre in figlio, lei quest'anno festeggia 50 anni, ma davvero la tradizione della banda è parte della sua famiglia? Certamente, noi a casa facciamo anche un sepolcro per mantenere questa tradizione bella, diciamo, che tramandiamo, cerchiamo di tramandare anche ai nostri figli di generazione in generazione, che è una cosa molto bella, cioè viverla questa passione, questa settimana santa e questa tradizione che è molto bella. Il mio ricordo, che mi trovo musicista autodidatta, è stato quello che io facevo parte di un gruppo parrocchiale dove andavo vestito da chierichetto alla culla di Gesù morto, di Cristo morto. Arrivai l'ultimo anno che ero grande e insomma dall'anno successivo non potevo più andare vestito da chierichetto alla culla, e cosa dovevo fare? Mio padre mi suggerì, disse: perché non esci nella banda? E questa fu la cosa che mi colpì. L'anno dopo uscì nella banda, e così di anno in anno, cioè, non ho voluto assolutamente lasciare questa cosa bella, cioè vivere questo momento, diciamo, nella settimana santa. Di tradizione e devozione anche, cioè una cosa bisogna sentirla dentro, altrimenti cioè, non solo per esibizionismo, bisogna viverla.